Senti che silenzio. Non vola una mosca. Se c'è una quiete così assordante qui a casa in questi giorni, chissà come deve essere silenzioso il museo. Senza i visitatori e i guardiani, senza i bambini. Movimentiamo un po' la giornata. Senti che ritmo! È un concerto di percussioni, il più rumoroso! E queste sono maracas, proprio come le nostre del museo, quelle che arrivano dalla lontana Amazzonia. Negli ottocenteschi armadi della Sala Venturi di Palazzo dei Musei è ospitata una sezione della collezione di etnografia, quella che raccoglie variopinti oggetti, abiti e strumenti che ci raccontano di popoli lontani, tuttora esistenti, che vivono in zone remote del pianeta e di culture tradizionali. In una di queste vetrine ci sono particolari strumenti musicali. In tutto il mondo e in ogni tempo, la musica, nei miti e nelle leggende, è inventata e suonata dagli dei. Di conseguenza, costituisce un'arte sacra che accompagna culti, celebra lo splendore dell'universo, riscalda i cuori ed eleva lo spirito. Nella vetrina ci sono strumenti musicali provenienti quasi tutti dal popolo brasiliano dei Crichaná, realizzati interamente con materiali naturali. Ci sono flauti in osso, un flauto traverso in canna, il famoso flauto di Pan, sonagliere per caviglie fatte di gusci di semi, fischietti e per l'appunto delle maracas. Infatti, le maracas sono proprio uno strumento a percussione originario del Sud America, dove, proprio come le nostre, erano realizzate da una zucca cava riempita di sassolini o semisecchi, con l'impugnatura di legno. Le nostre, tra l'altro, sono anche decorate con coloratissime piume di uccelli. Lo strumento produce il suo caratteristico suono per scuotimento. I grani interni picchiano tra di loro e contro la parete interna e potevano essere intonate in maniera diversa in base alla quantità e alla dimensione dei semi che ci si mettevano dentro. Sono senza dubbio gli oggetti più rumorosi del museo. E tu? Qual è l'oggetto più rumoroso che hai in casa? Fagli una foto o fai un disegno e mandalo all'indirizzo didattica.museo@comune.re.it scrivendo nell'email il tuo nome e cognome. Oh, allora, andiamo!